Ciao a tutti ragazzi, io sono Martina, bentornati sul canale. Oggi continuiamo con il nostro gameplay di The Sims 4. L'ultima volta abbiamo visto i mercatini qui a Windenburg, nella zona portuale, e abbiamo svolto appunto il mercatino dei dolci con Erika. Oggi invece siamo tornati a giocare dai nostri fondatori del gameplay, Jessica e Luca. Sono svegli praticamente da poco, hanno appena, cioè si stanno facendo colazione e oggi ragazzi è il giorno di carnevale perché andando a controllare nel calendario, oggi appunto è martedì che è carnevale, la settimana prossima, domenica, cade la Pasqua. Quindi quest'oggi, col fatto che non abbiamo bambini, bebè, nipotini a questo punto, non ha molto senso festeggiare questo carnevale, ma vorrei comunque trascorrere un po' di tempo insieme a loro, un po' magari se ci riusciamo andando al ristorante, giusto per aprire qualche oretta e poi magari fare un pranzo insieme ai nostri familiari, insomma, tanto c'è il giorno libero, quindi in teoria sono a casa dal lavoro e basta. Quindi questo è, tra l'altro, Jessica è già a casa dal lavoro perché appunto martedì e mercoledì non lavora, mentre Luca sì, gli ho fatto prendere il giorno di vacanza, ma pensando che fossero cioè non ci fosse la festività. C'è l'opzione di rimanere a casa, quindi vabbè, fa lo stesso. Quindi lui comunque sarebbe stato a casa, ma non importa, casomai sotto sera lo mandiamo lo stesso. Perfetto. Allora, vedete, sono ancora in pigiama. Io intanto controllerei un attimo il giardino, esatto, perché c'è da fare una super vendita. Facciamo una super vendita tranquillamente. Ci sono anche piante da far evolvere, quindi le facciamo evolvere. Esatto. Ma basta, ok, basta, sì, perfetto. E volevo fare anche questa cosa. Ah, tra l'altro qui si può bloccare per... No, non si può bloccare per toppi. Blocca la porta per tutti tranne i membri di unità familiare. Ok, perfetto, così non rompono e non vengono nel nostro giardino. Col fatto che l'ultima volta quando abbiamo giocato con loro... Oh, c'è un'altra qui da far evolvere. Esatto. L'ultima volta quando abbiamo giocato con loro avevamo esplorato un po' Plopsi e avevamo acquistato questa tutina proprio in vista dei due pancioni che dovevano partorire e col fatto che questa è color crema con un elefante rosa è perfetta per Gloria, quindi figlia di Riccardo. E questo avevo in mente di fare oggi, piuttosto che passare questo carnevale con 30 miliardi di parenti, familiari, eccetera, volevo invitare solamente i nostri figli, giusto per restare in famiglia un po' come ai vecchi tempi. Quindi inviteremo Riccardo ed Erika. Poi, nel frattempo, già che ci siamo, volevo farlo proprio con voi. Allora, Luca, dopo ti metti gli abiti quotidiani, anche perché fa un po' freddo, quindi magari ti metti questi, mi pulisci il piatto e poi tu cosa devi fare? Devi studiarti gli avversari, vieni qui e ti studi gli avversari. Teniamo lo stesso il camino acceso perché fa un po' freschetto. Mentre con Jessica, ragazzi, noi l'aspirazione l'abbiamo terminata, questa, no? La regina della cucina. Con lei voglio intraprendere un'altra aspirazione che riguarda la creatività e riguarda proprio l'abilità del lavoro a maglia, che è questa qua, signora degli orpelli. E questo sim da filo da torcere non si fermerà davanti a nulla pur di compiere la propria missione, realizzare il lavoro a maglia perfetto.
I sim con questo tratto, sacra conoscenza della maglia, ottengono particolari vantaggi per aver insegnato ad altri sim a lavorare a maglia. I sim sono inoltre immuni alla magia negativa della maledizione del maglione e possono sottrarre alle sue grinfie malefiche i sim che ne sono vittime. Infine, i sim hanno la capacità di realizzare degli originali articoli lavorati a maglia, per esempio un compagno molto speciale proveniente da una terra strana o il maglione proibito che a dire il vero è proibito a ragion veduta. Vabbè, comunque, vediamo un po', sono sempre quattro step e insomma da quando è uscito questo staff pack avevo già in mente di metterglielo, però non sapevo se metterlo a lei o ad Erika. E col fatto che lei ha terminato l'aspirazione, Erika invece ne avrà per un po' di tempo, direi che possiamo affidare a lei questa aspirazione, quindi signora degli orpelli. Quindi noi a che step siamo? Ok, siamo al primo, perfetto. Bisogna iniziare tre progetti a maglia con lo stato ispirato, perfetto ragazzi, cioè ha già lo stato ispirato e direi di approfittare e lavorare a maglia su una sedia a donnello. Beh, credo che possiamo fare tutte e due le cose. Allora, le fragole perché sono qui non lo so, va bene, perfetto, lo possiamo metterci sulla sedia a donnello che io avevo in mente anche di metterne una qua fuori, però per il momento stiamo dentro al fresco davanti al camino. Quindi lavora a maglia, ok, dobbiamo iniziarne uno nuovo, quindi oltre agli oggetti, ah, possiamo fare i puff, che magari anche qui, questi qua da regalare, magari ad Erika che sta sviluppando ancora la casa, cioè in fase di sviluppo ancora, mentre Vanessa e Riccardo sono piuttosto a posto. Io direi di fare maglia, cioè di lavorare a maglia un puff. E a questo punto, pensando anche ai colori di Erika e Lorenzo, io farei il puff verde acqua e bianco, altrimenti questo qua è carino. Ma sì, ma magari possiamo farli anche pensando ai nostri futuri nipoti, magari quando avranno la loro cameretta, per dire, è che questi lavorati a maglia stanno piuttosto bene nella casa di Erika. Quindi a casa di Vanessa e Riccardo ci sta bene un mobilio un po' più moderno, ecco. Quindi vediamo un po', ok, lavorare a maglia su una sedia a dondolo l'abbiamo fatto e abbiamo anche iniziato, vedete, i tre progetti. Ma tu perché? Ah, ti ho messo il cappotto, no? Mettiti pure il maglione, perfetto. Lui, ragazzi, ha un fisico della Madonna, praticamente. E cioè, è fantastico. Tra l'altro, col fatto che negli ultimi episodi aveva allungato la vita, ho appunto messo la vita impostata su lunga perché controllando tre famiglie mi è molto più comodo, altrimenti anche le stagioni mi durerebbero poco. Quindi qui ok, teniamo conto comunque di entrambi, passeranno insieme l'età insieme, quindi teniamo conto i 12 giorni, mentre sì, buongiorno Jessica, 15, quindi teniamo conto dei 12 giorni e basta, quindi vediamo un po', magari li facciamo passare anche prima, vediamo quando crescono i bambini, trascorrere un po' di tempo con loro, così il tempo passa. Ok. Perfetto, quindi lui sta studiando gli avversari mentre lei sta lavorando a maglia, ma che bellino, ragazzi. È troppo bello. E poi con la sedia a dondolo, guardate com'è bella soddisfatta. Com'è soddisfatta poi con il taglio di capelli che appunto è uscito con questo stuff pack, è veramente bellissimo, mi piace un sacco e credo che le stia anche bene, mi piace, mi piace, mi piace. Ok, perfetto. A questo punto vediamo se andare al ristorante magari questa sera, perché appunto a pranzo volevo fare questo pranzo proprio in famiglia come ai vecchi tempi. E tra l'altro nelle tradizioni c'è la cottura al forno, quindi Erika sarebbe molto contenta di questo. Raccontare delle storie, perché noi sappiamo che Jessica, fin da quando era giovane, ai suoi bambini e ai loro amici, raccontava un sacco di storielle. Mentre c'è da giocare. Ok, vabbè, Luca non apprezza né disprezza le altre tradizioni, quindi va benissimo così.
Ah, qui abbiamo sempre purtroppo la luce, ma noi li freghiamo perché pranzeremo di fuori, visto che c'è la bella stagione oggi. Dovrebbe, esatto, c'è il sole con la nuvola, noi li freghiamo, tiè, cucineremo al buio, ma cucineremo o altrimenti griglieremo, così li freghiamo e stiamo a posto. Vediamo se si può grigliare perché griglia, esatto, sì, noi li grigliamo e siamo a posto, così li freghiamo, tiè. E magari vediamo di abrogare allora questo. Allora, intanto c'è da pagare le bollette. Ok, Jessica ha terminato. Voglio proprio vedere questo puff. Abbiamo anche un tappeto, tra l'altro. Beh, non è male. Non è male, non mi dispiace, non mi dispiace. Perfetto, allora, già che ci siamo, vediamo di abrogare. Voto per i piani d'azione. Non. Ah, dobbiamo farlo nel periodo di votazione, l'abrogazione. E vabbè, accidenti, fa lo stesso. Allora, tu continua a studiarti gli avversari, mentre te, ok, avete più o meno fame, ma tra poco andiamo, continuiamo col pranzo. Perché è ritornata la luce? Non avevo pagato le bollette? Ma stiamo scherzando? Non ho capito questa cosa. Non ho capito effettivamente cosa è successo. Allora, già che ci siamo, approfittiamo che è ispirata e proseguiamo. Lavoriamo a maglia, vediamo. A proposito, lei come sta con l'abilità? Beh, dai, siamo quasi al 7, quindi sì, Erika mi sembra che sia al 4, quindi ho fatto bene comunque ad assegnarle questa abilità, insomma, questa. Come si chiama? Questa aspirazione, ok. Allora, i berretti sono quelli invernali. Tra l'altro, questo ce l'abbiamo nell'armadietto. Però a questo punto, facciamo delle calze, visto che sempre ambito bambini, lavoriamo delle maglie, delle calze e facciamo tipo dei fantasmini. Perché effettivamente non so quando cresceranno sti bebè. Io farei delle calze invisibili, sì, tipo i fantasmini. Calze invisibili grigie e marroni a pois. Ah, ci sono anche queste qua, alta, metà polpaccio e sportivi. No, ok, sono calze al polpaccio. Andiamo con i fantasmini. Facciamo questi qua, calzini striati pastello. Perfetto. Benissimo, a noi tanto non ci interessano, quindi li regaleremo e una volta regalati li aggiungeremo al nostro guardaroba. Allora, quando tu hai terminato qui, perfetto, tu la tua ispirazione l'hai terminata. Vediamo se possiamo comprarti dei tratti. Vediamo, che magari possono esserci d'aiuto, magari fare da mentore, visto che diventerà, cioè è nonno, ce lo vedo. Altrimenti, vescica d'acciaio, versione creativa, senza preoccupazioni, non diventa mai teso, perfetto, ci sta, visto che tra poco diventerà anziano, secondo me ci sta, perfetto. Allora, io farei una cosa, inizierei già ad invitare gli ospiti, anzi, casomai facciamo così, facciamo prima il bucato, lo stendiamo, vista la bella stagione. Quindi aggiungi alla lavatrice. Perfetto, dopodiché inizia a chiamare i tuoi figlioli. Quindi chiamiamo Erika e chiamiamo Riccardo. Perfetto. Tra l'altro ho notato adesso che non conosce più Stormy e i genitori di Vanessa. Non so come mai. E Cameron. Non so come mai, si vede che dopo un tot che non ci parli magari si perdono, quindi vabbè, pazienza. Allora, ora Jessica può lavorare a maglia alle decorazioni, cactus, tartarughe, polpi. Oh, wow, sempre per i bambini ragazzi, sempre per i bambini, mi sa che sarà una bella nonna produttiva. Ok, vediamo se stanno arrivando, intanto iniziamo a fare, andare la lavatrice primo. Riccardo arriverà fra poco, Erika è appena arrivata. Quindi la aggiungiamo al gruppo, aggiungiamo anche Jessica al gruppo.
Perfetto, e anche Riccardo, visto che è appena arrivato. Aggiungiamo al gruppo. Ovviamente entrano perché sono sempre di casa loro. Perfetto, allora direi di grigliare. Mettiamo Jessica ai fornelli, alla griglia. Ah, cioè, vuoi subito chiacchierare con Erika, va bene. Allora, grigliamo, io direi una bella bistecca. Secondo me, ma sì, va benissimo. Tanto, ripeto, non festeggiamo il carnevale, quindi facciamo subito la bistecca. Mentre tu vai a... Eccolo qui. No, ma devi andare visto che sono le 12, esatto. E allora, fai subito così, racconta una barzelletta sulle papere e parlate di cucina. Però io andrei subito fuori. Mi metterei subito qui a chiacchierare. Siediti insieme, che non appena è pronto, mangiamo. Oggi ci aggiorniamo un po' sulle nostre vite, ma direi che è un pranzo come una volta. Guardatelo Riccardo che è tutto abbronzato, ultimamente sta prendendo un sacco il sole in giardino. E vabbè, ci sta, loro hanno la possibilità, perfetto. Non mangiare subito, ma vediamo di sederci subito qui, grazie. Accendiamo anche un po' di musica, giusto così, da giardino. Accendi musica da giardino. Ci sta, è primavera. Perfetto. Niente, Erika voglia di sedersi dall'altra parte. Dove va Erika? Vieni qui. Vieni qui, Erika. Anche Riccardo se ne va, mi sa che vanno tutti sulla sedia a dondolo. Credo, eh. Perché ho notato che questa sedia a dondolo è molto quotata. Perfetto, ci siamo. E prendetevi una porzione assieme, tanto si alzeranno, esatto. Brava, risiediti lì. Oh, le ragazze, mancava un po', da tempo la vecchia famiglia. Mancava un po' tutta la famiglia riunita. Ok, Riccardo è un po' teso, non capisco. Ok, Erika è contenta, bene. Bene, bene, sono contenta che almeno si siano ritrovati nel mentre chiacchierate. Discuti di statistiche sportive con tuo figlio, che anche lui è mezzo sportivo. Racconta una barzelletta rivoltante. Tu, Jessica, con tua figlia, discuti, esatto, della struttura dei sapori e con tuo figlio entusiasmiamoci per il pasto. Così almeno socializzate e fate qualcosa nel mentre. Ecco, così almeno si aggiornano un po' sulle loro vite, se i bambini stanno crescendo. Tra poco, esatto, ragazzi, vedremo che passeranno di età e quindi finalmente mi diventano bebè, perché i neonati servono veramente poco a niente, sono praticamente degli oggetti e quindi è giusto che anche loro passino di età. Cosa sta succedendo qui? Passano di età così. Insomma, anche la famiglia inizia a svilupparsi e ad allargarsi, ecco. Perché Erika è così schifata da quello che le stanno dicendo? Ok. Perfetto. Lui mi è diventato energico, esatto, perché hanno discusso fervore statistico. È il sogno più grande di ogni amante dello sport, mostrare le statistiche perfette per vincere una discussione. Beh, dai, ci sta effettivamente. Dopodiché, quando abbiamo terminato il nostro pasto, ci mettiamo in giardino e continuiamo la nostra socializzazione. Questa la mettiamo qui in frigo. Bene. E vediamo di continuare. Sì, dai, possiamo continuare qui, va bene. Siediti insieme. E magari la nostra Jessica inizierà la nuova storia di oggi, racconterà la storia di oggi, che vediamo un po' cosa sarà. Lei sta ancora mangiando, ma... Va bene, dettagli. Ok, dai Jessica, muoviti a mangiare che devi raccontare questa storiella, ma prima di tutto diamo il regalo amichevole. Diamo il regalo amichevole che è la tutina che abbiamo comprato.
Perfetto. E il puff. Ottima musica. Sembra che Luca la canzone piaccia. Deve accettare che aggredisce la musica da cortile. Va benissimo. Perfetto. E anche a Erika dobbiamo dargli il regalo, che è il puff che abbiamo fatto. Quindi dai il regalo amichevole. Il puff verde acqua e bianco, che magari non so, nella stanza del bebè quando sarà cresciuto ci potrebbe stare bene. Per le calze, magari aspettiamo, vediamo un attimo. Ok, dopodiché possiamo raccontare la nostra storiella. Allora, intanto raccontiamo una storia così coinvolgente e poi continuiamo nel raccontare. Ah, c'era discuti dei progetti futuri. Vediamo se c'è il racconta una storia. No, non c'è più. Ecco, sì, racconta una storia di gruppo. Una storia. Vabbè, raccontiamo una fiaba. No, lasciamo la storia coinvolgente, va. No, Erika, Erika. Cosa? Perché mi deve pulire? Che c'ha sta mania di pulizie lei? Dai, stai qui con noi, su. Pulisci a casa tua, non ti preoccupare, dai. È la mia preferita, un gusto musicale davvero eccellente. Per Luca esiste solo la musica da cortile. Interessante, dai. Bella anche questa cosa qui. Ok. Entusiasmati per gli interessi. Continuiamo, parla un po' dei sogni. Chiediamo anche dei loro progetti. Ai miei tempi. Niente, Erika ragazzi deve pulire o deve ballare. Sì, deve ascoltare la musica. Va bene. Ecco, ai miei tempi, quando ero giovane, quando avevo la vostra età praticamente, mamma mia, che ricordi ragazzi. Chiedi dei progetti futuri, chiedili anche a Erika, va. Amichevole, chiedi dei progetti futuri. Sì, direi che è arrivato il momento anche per loro. Perfetto. Bene, dai, ok. Qua non avevo intenzione proprio di seguire le tradizioni. Erika se ne sta andando, quindi va bene così, ecco. Non c'è nessun problema. Allora, a questo punto anche Riccardo, se vuole, può andare, quindi sciogliamo il gruppo. Esatto. Allora, col fatto che abbiamo fatto la nostra rimpatriata, diciamo, mettiamola così. Allora, questo va nel cestino. Luca, mi stendi, sì, immacolato al filo stendibiancheria, mentre tu, Jessica, vieni qui e mi prendi il decotto, perché in teoria quel decotto che non ho idea da dove sia saltato fuori, è il decotto distensivo e dovrebbe riprendermi questa qua, l'energia, quindi vediamo. Tra l'altro vedo che ha un sentimento per Riccardo. Ah, vabbè, adorante. Ok, va bene, ci sta. Perfetto, così facendo poi andiamo in bagno. Oh, che è successo? Perché è tesa anche lei? Anche per lei, ah, per la malattia addirittura. Anche con lei dovrei prenderle il tratto senza preoccupazioni, così sta calma, sta buona. Tu hai steso, perfetto. Allora qui mi ripulisci il tutto. Mi hai studiato gli avversari e puoi andartene al lavoro. Che così noi approfittiamo per andare un pochettino al ristorante, magari fino a sera. Ok, il decotto non ha fatto effetto, si vede che non l'avevamo cotto noi, preparato noi, quindi direi che ti prendi la pozione del sonno e poi così possiamo andare al lavoro anche noi. Ma sì, sa, dai, ti prendo anche a te il tratto, che così stufi poco. Tratto senza preoccupazioni, esatto, eccolo qui, perfetto. Così la tensione dovrebbe calare. Perfetto, allora ragazzi, direi che possiamo andare. Ok, Luca è andato al lavoro, chissà se magari mi riceve una promozione, così riusciamo ad andare avanti. Con lei invece andiamo al lavoro. Allora, siamo arrivati. Io direi, allora fa un po' freddino effettivamente, vediamo se abbiamo un abito
da poterci mettere quando stiamo qui in servizio. E ragazzi, l'ultima volta quando siamo venuti, allora intanto apriamo. L'ultima volta quando abbiamo gestito il ristorante era andata piuttosto bene, perché abbiamo raggiunto la quarta stella quando invece eravamo ancora tre. Dovevamo pagare la formazione per i nostri dipendenti e vediamo anche per quanto riguarda i punti extra. Mi sa che c'è mor... Ah no, è diventata anziana anche questa cameriera. Accidenti, siamo tutti anziani. Il nostro fantasmagorico... Eh sì, cuoco, anche lui è diventato anziano. Per quanto riguarda i punti extra, avevamo acquistato i clienti curiosi e l'opzione della qualità degli ingredienti. Perché il cameriere già ce l'avevamo, queste cose qui non possiamo prenderlo. Quindi, vediamo un po', io farei magari una corsa al pasto perché per 24 ore un maggior numero di clienti si fermerà a mangiare nel tuo ristorante, oppure un surplus agricolo, approfitta di un'eccedenza del raccolto, il costo degli ingredienti sarà scontato, clienti pazienti, beh forse sì, forse il cliente paziente, perché comunque il cliente curioso potrebbe chiederci delle ricette, io però farei la corsa al pasto. È che è temporaneo, quindi sì, anche questo mi sembra. No, no, allora questo qua lo prendiamo subito. La corsa al pasto magari lo acquistiamo quando ci serve, non so, aumentare determinate cose. Quindi io prenderei clienti pazienti e dovremmo avercelo poi in modo permanente. Ok, perfetto. Poi pagheremo tutto ciò che riguarda i nostri dipendenti. Giriamoci un po' di soldi perché se no non ne abbiamo per pagare la formazione. Facciamo 10.000 che va bene, perfetto. Tanto di soldi ne abbiamo a voglia. Ok, veniamo subito a sentire il nostro chef come se la sta cavando. Quindi gestisci. Allora, chiedi di cucinare normalmente e gestisci sempre Niccolò. L'ultima volta l'avevamo promosso. Esatto, forse l'avevamo promosso ed ha raggiunto il livello più alto, quindi bravissimo. E per la formazione in teoria non ho, chiediamo come va il lavoro e chiediamo anche ai nostri camerieri. Quindi gestisci Camilla, chiedi come va il lavoro. Perfetto, intanto qui va tutto bene, nulla da segnalare. Perfetto, la musica è sempre accesa. Jazz, va benissimo. E sentiamo anche l'altro cameriere. A questo punto gestisci, chiedi come va al lavoro e chiedi come va al lavoro. Esatto. Perfetto. Poi appena si siedono i primi clienti, li andiamo a sentire e salutare. Perfetto, eccoli qui. Allora, a questo punto chiediamo un po' come vanno. Eccoli qua, tra l'altro questa è amica dei nostri figli, quindi no, amichevole ma gestione. Ah, vedete? Consiglia un piatto, vedete che aveva il punto interrogativo? Un piatto significa che posso scegliere sia bevanda, esatto, quindi la miscela di nettare rosso, sì, direi, con delle belle polpette all'italiana. Dai, ti consiglio questo piatto, vedrai che sarà fenomenale. E poi a lei invece diamo il benvenuto. E lei è la mia preferita. Un gusto musicale davvero eccellente. Per Jessica esiste solo la musica jazz, ma dai. Perfetto. E qui mi motiva il desiderio di tenermi il lavoro, ok? Consiglio questo piatto. Gli ingredienti sono arrivati dalla fattoria? Sono freschissimi, il sapore sarà fantastico. Perfetto, benissimo, vediamo di accogliere altri. Qui non c'è nessuno, qui fuori neanche. E sono arrivati anche Stormy e Cameron, magari a loro riserviamo magari ma questa che... Ah, ok, riserviamo magari il tavolo e per quanto riguarda anche il servizio. Allora, gestione, controllo la situazione al tavolo. Anzi, dai il benvenuto prima. Ma va bene, uguale, perfetto. Qui stanno già servendo, ottimo.
Aiuto quanti, mamma mia. Sì. Ma è per i clienti curiosi? Boh, perché io non ho fatto la corsa al pasto, quindi meno male che ho scelto i clienti pazienti proprio oggi, perché devo dire che sarebbe stata un po' difficile. Allora, diamo il benvenuto e gestione, controlla la situazione, devo controllare anche qui come sta andando. Ah, tra l'altro la signorina si è seduta, ok, perfetto, non riesco a consigliarle il piatto perché ha già ordinato, esatto. Ho pensato di passare per assicurarmi che il ristorante sia all'altezza delle tue aspettative. In che senso? Non ho capito. Questa non l'ho capita, sinceramente. Tra l'altro qui è tutta buggata, non si vede neanche Jessica. Oh, veniamo subito ad accogliere i nostri amici. Gestione, diamo il benvenuto e vediamo se l'amicizia è rimasta, no? Infatti, vedete, come vi ho detto prima, mi si sono perse delle amicizie, quindi veramente strano. Gestione, controlliamo la situazione dei nostri amici. Come ti sei vestita? Dai, rimettiti il vestitino. Rimettiti questo qui. Perfetto. Ok, fuori non si è seduto nessuno, vero? Da questa parte? No, da questa parte no, però di qua sì. E boh, Michela Nezzi, ok, sta recuperando. Qui non ha mangiato. Strano, perché le ho consigliato anche il piatto. Chissà dove è andata la nostra cliente. Non saprei, non saprei proprio. Va bene, eccoci qui, ci sono sempre. Sono proprio ad un appuntamento romantico. Oh, i nostri romanticoni. Allora, vediamo qui com'è, perché vedo che è un po'. Dai la priorità. Ok, qua ci sono altri clienti. Mamma mia, quanti clienti, ragazzi! Aiuto, aiuto, non mi ricordavo tanto, tanta confusione. Veniamo ad accogliere anche loro. Gestione, dai il benvenuto e controlliamo la situazione al tavolo. Ed è stato promosso, bravissimo. Bravissimo Luca. Allora ti puoi rilassare, guarda. Prenditi cura di te. Vabbè, non si vuole cambiare, quindi niente. Questa. Vieni, vieni qui, guarda che c'è un cliente curioso. Vieni, vieni. Gestione, dai il benvenuto. Oh, dove vai? Dai, che ti consiglio subito un piatto. A parte che questo me l'ha mollato qua. Non so neanche dove sono andati a finire, ma va bene. Salve, come sta andando qui? Però forse ti devi sedere per far sì che ti consigli un piatto. Ecco appunto, brava. Allora, ti consigliamo subito il piatto. Consigliamo un piatto. A te questa volta ti consiglio il vino bianco con la zuppa ai frutti di mare. Vedrai che sarà un'ottima scelta. Bene. Ma in che senso? Madonna, ma quando è arrivato? Ah, ma perché ha ordinato con questa signorina qui? Ah, il nostro personale adora i sapori di questo piatto. Tutti noi lo consigliamo caldamente. Mi permetto di dirti che dimostri un gusto eccellente nell'accettare il consiglio. Bello, questa è proprio la cura del cliente. Ok, voglio vedere qui come sta andando. Siamo aperti da 4 ore, ma lei ce la fa ancora, quindi va bene. Senti, vieni a pulirmi qua perché non lo fa nessuno. Non lo sta facendo nessuno, quindi niente. Anche questo è un cliente, quindi diamo il benvenuto. Vediamo dove li farà sedere. Ok, qua fuori in veranda non si è seduto nessuno. Ah, vabbè, fa lo stesso. Perfetto, vediamo qui come sono. Sempre col 4. 4 ste. Oh no, ma devi pulirmi tutto. No, no, lascia lì, lascia perdere. Puliremo magari dopo o ci penseranno i nostri camerieri. Esatto, infatti. Vieni, vieni ad accogliere. Guarda, guarda, guarda qui. Gestione, dai il benvenuto. Ah, è lui che c'è il punto interrogativo? Allora, com'era? Gestione. Ah, non posso chiedere, vero? Controlla la situazione al tavolo. Sì, ma non con i piatti in mano. Cioè, dai. Ok, salve.
Com'è qui la situazione? Gestione, controlla la situazione e vuoi anche un piatto Come ce consigliato. l'ha? Quindi consigliamo un Ok. piatto a te, questa volta facciamo il dolce. Quindi il caffè con un bel dolce, la torta di patate dolci che fa mia figlia. Guarda, Mamma Madonna. è tutto prodotto fatto in casa. Quindi perfetto. Allora, qui hanno terminato. Qui sono un po' lunghi, vero? No, sono arrivati. Ok. C'è un altro cliente curioso. Gestione, controlla la situazione al tavolo. Allora, io farei una cosa: non ammettiamo più clienti, se no impazzisco. Ok, e quindi veniamo subito a chiedere a questo signore qui. Ah, no, non me lo fa più chiedere. Vabbè, pazienza. Ti diamo il benvenuto. Oh, tra l'altro è una stella emergente, quindi è una celebrità. Ok, no, non possiamo, va bene. Ma questo ha deciso di mangiare così in piedi. Dai, veniamo qui da Cameron e Stormy e chiacchieriamo. Stavolta non abbocco. Nel posto sperduto in cui si ritrova, Riccardo non si sta divertendo con tutti questi affari viscidi e squamosi. Devo ammettere che non gradisce la pesca? Va bene, ma è Riccardo il nostro Riccardo? Perché ce l'abbiamo qui? Ok, dai, vieni qui, amichevole Adula. E amichevole. 5 stelle, Stormy. Thank you. Grazie, grazie. Entusiasmati per la musica jazz. Sì, ci sta dicendo che... Mamma mia, 5 stelle, ragazzi! Sono troppo... No, sono troppo gentili. Ok, c'è un'altra cliente qui. Salve! Dai il benvenuto. Allora, in teoria non abbiamo più clienti. Queste qua stanno veramente facendo tardi con questo appuntamento. Perfetto. E sì, direi che poi andiamo a lodare tutti. Qua non si è seduto più nessuno. Allora, col fatto che abbiamo terminato, paghiamo per la formazione per la direttrice di sala. Quindi gestisci. Allora, intanto chiedi come va il lavoro e la lodiamo perché comunque è stata brava. Perfetto. Ok, vediamo un po' se hanno terminato di ordinare, si stanno sparecchiando. Al momento i clienti non sembrano apprezzare. Ah, ok, se non altro non si lamentano neanche. Va bene, noi la lodiamo perché è stata brava. È davvero gratificante, quindi ti pago per la formazione, però non ti posso ancora promuovere. Quindi ti paghiamo per un corso approfondito. Niccolò, come siamo messi qui? Niccolò, gestisci? Chiedi come va il lavoro? Perfetto. Tu stai bene, Jessica? Sì. Stai alla grande, guarda, quindi abbiamo ancora un sacco di tempo, è l'una di notte, ma i ristoranti fanno sempre tardi. Perfetto, qui è arrivato da mangiare, vediamo un po'. Gestione, controlla la situazione al tavolo. Va tutto bene, capo, nulla di nuovo da segnalare. E lui, ragazzi, è al massimo del lavoro. Quindi magari possiamo pagare per la formazione, tanto male non fa. Perfetto. Benissimo, a questo punto anche te pago per la formazione. La lodiamo e perfetto. E gestisci, paga la formazione accelerato. Perché questo non lo può fare? Ah, è troppo avanzato, va bene, accelerato allora. Cercherò di non montarmi la testa. Sì, oggi non promuoviamo nessuno, sono stati bravi, però paghiamo per la formazione, magari la prossima volta. Formazione in trasferta, ci sarà anche un percorso ostacoli, non dirmelo, voglio godermi la sorpresa. Vabbè, qua terminiamo, ragazzi, è che non mi capacito dei numero clienti 4, non capisco perché. E boh, mi vergogno molto, non volevo causare guai, ti prego non segnalarlo nel mio fascicolo. Allora, ma lo rifà, ma allora sei recidiva. Allora, anche per lei corso di formazione, così li mandiamo tutti al corso di formazione. E poi direi che possiamo chiudere con il ristorante. Tanto vedo qua che è un po' buggata la situazione. Quindi sì,
Grazie, apprezzo che qui si investa sul mio futuro. Inizierò a frequentare il corso. Ecco, perfetto. Sì, va bene così, ragazzi. Chiudiamo e vediamo un po' quello che abbiamo fatto. Ok, l'opportunità di crescita, il tocco personale, ma in che senso? Provo a interagire. Ma io interagisco. Qualità del pasto, assicurati che sappiano preparare correttamente. Ma in realtà li fa eccellenti, Niccolò, quindi non vedo questa cosa qui. Ah, vedete? Niccolò, insoddisfazione per Paca? Come mai? Vediamo, perché se torna dal corso di formazione che ha fatto bene, potremmo anche promuoverla. Io casomai Camilla la promuoverei. Camilla, promuoviamola. Promuovi. Perfetto. Ah, a questo punto possiamo poi tornare a casa e terminare magari la prima tappa dell'aspirazione. Sì, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato se avessi continuato a lavorare sodo. Grazie, signora Morosini. Lei ci chiama sempre signora Morosini. Non ti deluderò, va bene, perfetto. Allora, niente, a questo punto abbiamo terminato, torniamo a casa perché Luca sta benone. Ok, ragazzi, allora siamo tornati e vediamo di innanzitutto, vabbè, sono tristi per via della festività, ma lo sapevo. Ci ricambiamo, ci mettiamo gli abiti da stare in casa, vanno benissimo. E io direi di continuare. Ah, no, però mi deve diventare ispirata. Dunque, dovrebbe farsi una doccia riflessiva. Quindi proviamo a farci la doccia riflessiva e vediamo se mi va via questo umore triste dovuto appunto alla festività. Invece lui è stato promosso. Adesso andiamo a leggere a che cosa è stato promosso. Eccolo qui, è stato promosso a miglior giocatore. Bravo. E ha ricevuto, ok, Simoleon in più e anche il tapis roulant Esercizi Zen. Bravo, bravissimo mio Luca. Quindi siamo arrivati al livello 9, membro dell'albo d'oro, ragazzi, è l'ultimo step. E per proseguire deve sempre studiare gli avversari e raggiungere il livello 8 di carisma. Al momento è messo 6. Siamo a metà del 6, quindi va bene, ragazzi. Abbiamo visto anche la sua nuova aspirazione. Guardate com'è contenta. Tra l'altro, vedo che è ispirata. Cioè, ragazzi, io lo inizio subito. Puoi iniziarlo qui? No, però puoi sederti qui fuori. Guarda, su questa sedia. Lavoro a maglia. Iniziamo un nuovo lavoro e poi lo finiremo. Va benissimo. Allora, no, abbiamo gli oggetti nuovi. Dunque, erano le decorazioni che stiamo a pensare sempre ai nostri nipotini, quindi c'è un sacco di roba, ragazzi. Io direi di andare subito con questi polipetti qui e io direi di fare un polipetto viola. Ma sì, dai, magari per Gloria e poi fare anche un altro, magari il pinguino. Per Leo, così intanto lei me lo inizia perché vedo che è ispirata, così vediamo il prossimo step dell'aspirazione. Esatto, tanto è diventata mattina, ma col fatto che mi ha preso la pozione sta veramente molto bene. Bisogna lavorare a maglia mentre ascolti musica. Tac, cioè ragazzi, lo facciamo subito. Le mettiamo la musica jazz, che è quella che piace a lei. Toh, ascoltati la tua musica intanto che lavori a maglia. Va bene, allora ragazzi, adesso è davvero tutto. Lei è sempre molto contenta, guardatela. E la manda a letto comunque perché comunque è stanca. Tanto nel prossimo episodio ritorneremo da un'altra famiglia, ecco. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!